Prepariamo insieme il risotto alla carbonara, semplicemente gustoso. Ingredienti e dosi nel link messo in descrizione e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Iniziamo con il guanciale che deve essere di uno spessore di almeno un centimetro. Questo lo andremo a tagliare in faldine o in cubetti. Se avete anche un pezzetto di cotenna, mi raccomando non buttatelo e tenetelo da parte. Adesso in una ciotolina mettiamo i tuorli, il pecorino e il pepe nero secondo i dosaggi che vi ho messo in ricetta. Andiamo a mescolare il tutto e otteniamo la nostra prima base di crema. Una volta pronta la mettiamo da parte e proseguiamo col guanciale. Tegame sul fuoco a fiamma dolce, questo sarà lo stesso che useremo anche per la cottura del riso, e mettiamo il guanciale con la cotenna. Lo facciamo rosolare per circa 3 minuti, sfumiamo con un goccino di vino bianco, il vino dà una tonalità di acidità al piatto che comunque è molto grasso e proseguiamo per altri 2-3 minuti. Il guanciale è pronto, lo togliamo e lasciamo il grasso sul fondo. Metà del grasso lo mettiamo, che è ancora bello caldo, dentro la crema d'uovo e mescoliamo. E per arricchire ancora di più la crema d'uovo, tritiamo finemente metà del guanciale e lo uniamo dentro. Ecco fatto, siamo pronti per cuocere il risotto. Scaldiamo il tegame dove abbiamo lasciato il grasso del guanciale e aggiungiamo il riso. Lo facciamo tostare per almeno 2-3 minuti. Adesso aggiungiamo dell'acqua calda, che teniamo vicino appunto al risotto, leggermente salata visto che useremo il pecorino che è già abbastanza saporito. A coprire a filo il riso e proseguiamo per assorbimento, quindi quando il riso si scopre aggiungiamo l'altra. Il riso si è scoperto e lo andiamo nuovamente a coprire. E proseguiamo come in precedenza, sempre per assorbimento. Aggiungiamo ancora acqua, sempre a coprire. Questa volta però proseguiamo solamente per 2 minuti. Ok, il riso è pronto, lo spengiamo e aggiungiamo la crema d'uovo e mescoliamo. Il nostro risotto alla carbonara è pronto. Una volta impiattato, aggiungiamo il resto del guanciale e, se volete, una bella spolverata di pecorino.